Buonasera a tutti. Il lunedì dopo Ferragosto siamo qua in via Vivaldi e in via Donizetti. L'aspettavano da tantissimo tempo. Siamo arrivati noi, abbiamo deciso di dare la pubblica illuminazione a queste strade che veramente erano buie e che erano diventate delle arterie fondamentali per la nostra cittadina. Un lavoro eccezionale, così come abbiamo fatto nelle altre traverse, via Casamanna, via San Pietro. Stiamo facendo veramente qualcosa di grandioso e soprattutto lo stiamo facendo quotidianamente, senza fermarci. È agosto, ci sono le ferie, ma gli operai stanno al lavoro. Stiamo veramente dando il cuore e anche l'anima. Stasera mi vedete con la mascherina. L'appello è sempre lo stesso. Ad oggi ci sono zero casi di Covid nella nostra città e vorremmo mantenere questo bellissimo risultato. Quindi lavate le mani spesso, mantenete il distanziamento, soprattutto utilizzate la mascherina, utilizzatela sempre quando è necessaria. Grazie per quello che state facendo, un lavoro eccezionale, grazie perché mi seguite e adesso accendiamo veramente. Ecco qua. Bello, A proposito, a via Donizetti abbiamo dei beni confiscati alla Camorra, lì faremo qualcosa di veramente eccezionale. La casa per i soggetti disabili che dopo i 18 anni veramente non hanno dove andare, non ci sono nessun servizio per loro, noi qua a Casalnuovo di Napoli lo faremo. È l'unico in tutta la Campania. Grazie e buona serata a tutti.